nostra curva esplode. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi, benvenuti all'appuntamento con Forza Pescara TV, l'appuntamento che anticipa, questa settimana anticiperà l'incontro che vedrà protagonista il Pescara Vicenza, si rinnoverà il gemellaggio. Buonasera a Luciano Rapa e a Donato Giampietro. Buonasera. Buonasera. Dobbiamo fare un inizio un po' particolare, ci vedete bene? Non so, direi di no, soprattutto devo tirare le orecchie a nome di tutta la redazione, ma soprattutto invitando i genitori a prendere provvedimenti, perché è un ragazzo che si chiama Federico, non dirò il cognome. Noi abbiamo mantenuto questa settimana un atteggiamento propositivo nei confronti del comune, non della Pescara Calcio, ma del comune, perché questo che vedete, la visuale che vedono i ragazzi diversamente abili che sono sistemati in quella zona, sono stati sballottati l'ennesima volta, oserei dire, perché prima stavano sotto ai distinti dove non si vedeva nulla davanti al vetro, poi dopo mille pressioni di quasi tutti, anzi tutti i mezzi di informazione, sono stati sistemati nella vecchia postazione, ancora petizioni e inviti vari hanno fatto sì che fosse montato un gazebo o quel che ne rimane. Loro vedono la partita così, ecco, guardate così dal cancello, quando guardano davanti guardano direzione curva sud, ditemi se vedono, se possono vedere la partita in questo modo. E non solo, abbiamo inserito questo messaggio sia sul nostro sito ma anche su Facebook, e questo ragazzo Federico ha risposto: ma con tutto il rispetto, ringraziate Dio che tutti i giocatori vi danno le maglie ogni santa partita e che entrate allo stadio gratis. Non c'è nulla da commentare in quello che hai detto, ci sarebbe molto da vergognarsi, anzi ti invito a vergognarti, ma soprattutto invito, siccome sei un ragazzo, mazza e panelle, fa le fighe belle, ogni tanto un leccamuso farebbe bene, scusatemi il dialetto, però questa è Forza Pescara, quindi... impara a rispettare, perché non c'è nient'altro da dire. Cosa possiamo aggiungere? Un commento del genere ci fa cadere veramente le braccia. Io sono già abbastanza critico verso la nuova generazione, verso gli adolescenti 16, 17, 18 anni, non tutti, ma la stragrande maggioranza. Questo mi fa cadere ancora di più le braccia. Comunque il nostro non vuole essere un attacco al comune, anche perché se lo dobbiamo criticare io sono primo, quindi non è, per me non è un problema, siamo tutti quanti pronti a farlo, penso non ci siano problemi, ripeto, mangiamo a casa nostra, pane e cipolla, ma mangiamo a casa nostra, però è un invito a prendere assolutamente posizione immediatamente per risolvere questa cosa indegna. Uno stadio che è stato fatto da 2 anni, che ha la licenza UEFA, il terzo stato d'Italia insieme all'Olimpico di Torino e quello di Roma, però che ospita i cittadini e tifosi diversamente abili in condizioni di pura vergogna. Quindi noi adesso siamo propositivi, diciamo prendiamo provvedimenti. Se non si prenderanno provvedimenti saremo ancora qua, ancora più incazzati verso questo scempio. Tra l'altro più tardi poi sentirete l'assessore Ricotta che dice che praticamente 3 giorni se ne va la ratella. Ma staremo a vedere, io ci credo quando non la vedrò più. Ma forse 3 giorni e partono i lavori per la rimozione. Poi bisogna vedere cosa metteranno al posto della ratella. Questo non ce l'ha detto.
Non ci è dato sapere. Va bene, comunque, no, ditemi fin quando la dobbiamo. Non so, volete aggiungere qualcosa? Tanto No, che. No. io mi limiterei a ribadire che non è una cosa contro il comune, che tra poco avremo un collegamento in diretta con il Beh, rappresentante. spiega anche un po' meglio la Allora, situazione. ovviamente, in occasione di Pescara Livorno, i tifosi disabili del Pescara hanno dato origine a una protesta sotto forma di comunicato nel quale evidenziavano determinati problemi riassumibili in 3 punti: visibilità, sicurezza e accessibilità per quanto concerne il loro settore. Noi abbiamo dato voce alla loro protesta come ci è sembrato doveroso fare e a commento di questa news c'è stato un commento di un tifoso al quale faceva riferimento Luca, e per il quale abbiamo deciso di iniziare questa trasmissione con la Ratella, ribadisco, non in conflitto con il comune, ma come forma di protesta della nostra redazione contro commenti del tutto assurdi. Vergognosi. Assolutamente sì, usiamo questi termini che sono anche dei tenui eufemismi, e io mi direi di fermarci qua per non dare troppa importanza a cose che frasi che importanza non devono minimamente avere. Quindi avremo tra poco in collegamento il presidente Posso dell'associazione, togliere? sì, Tolgo. presidente No. dell'associazione carrozzine disabili, carrozzine determinate Abruzzo, Claudio Ferrante, il quale ci illustrerà brevissimamente il punto. E poi, come doveroso giornalisticamente parlando, abbiamo sentito anche l'altra campana, ossia l'assessore Ricotta, il quale, oltre a parlare del settore disabili, ci ha dato informazioni anche sul settore riservato ai tifosi ospiti, vale a dire la Curva Sud e la Ratella. Allora, io vi saluto qui, vi chiedo scusa, ma l'altra sera è stato il compleanno del nostro Luciano Rapa. Ogni tanto penso ancora di avere 20 anni, ma non è così, anzi, direi che si potrebbe dire tranquillamente tra un mese accosto 20 anni. Quindi sono uscito a doccia, capelli bagnati, c'era un venticello notturno. Ma fatto secco, sono praticamente immobile con un torcicollo allucinante, quindi io vi lascio qui, anche perché devo andare a curarmi realmente. Però mando un Hai saluto. appuntamento con l'infermiera? Ah, No, c'è una dottoressa, amica mia, quindi sono privilegiato sotto questo profilo. Rapa, e dopo te ne presente? vorrei vedere dopo un anno. Vabbè. No, però ci tenevo a salutare tutti gli amici di Vicenza. Piero di Milano, ma che è vicentino, che ho conosciuto a Pescara, ci sentiamo, facciamo lo stesso lavoro. Ciao Pietro, Nino, tutti i ragazzi di Messina che vivono a Vicenza e che si incontreranno, penso, anche con i nostri tifosi. Davvero un saluto, un abbraccio a tutti quanti voi. Forza Pescara, e vi lascio alla dinamica coppia. Prego, ragazzi. Dinamica coppia che presumo diventerà dinamica trio perché verrà egregiamente sostituito dal CEO Tonto Donati. O Mi sbaglio? sembra aggiungere egregiamente qualcosa, un aggettivo Vabbè, farà basta un pessimo sempre. lavoro al CEO, ma tant'è, quindi ci dobbiamo accontentare. Va meglio così? Donato, comunque diciamo che ovviamente non parleremo solo di questa cosa, questo sarà solo il cappello introduttivo e poi parleremo di questioni calcistiche e della partita che ci aspetta in quel del Menti, la partita dell'amicizia per il gemellaggio che è il gemellaggio per antonomasia e che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma presentazioni ha bisogno questa partita perché è l'ultima spiaggia, soprattutto in considerazione della vittoria di ieri per 3-1 della Regina nel recupero con l'Albino Leff. Sì, la partita, ormai abbiamo spiegato quasi tutti gli aggettivi per le partite fin qui, e diciamo che questa è quella finale, nel senso che se Pescara dovesse ottenere la vittoria, allora potrebbe continuare a coltivare una piccola speranza, e qualora non arrivi la vittoria, anche il pareggio, credo che la situazione sia compromessa, anche perché rimarrebbe, come hai detto bene tu, un solo posto, perché credo che la Regina, dopo la vittoria di ieri, abbia un passo e mezzo, almeno un piede e mezzo nei playoff. Sinceramente mi ha particolarmente impressionata la prestazione fatta
a Bergamo, perché nel giro di 30 minuti già era sul 2-1. Sono entrati determinati, concentrati, e hanno fatto proprio la posta. Era troppo importante, la regina non ha fallito, e credo che nel lotto delle contendenti credo che sia quella che sia stata più continua e quella che forse merita di più l'accesso ai playoff, tranne Novara e Varese. Di tutti i ragionamenti che si fanno in ottica playoff, però ultimamente si fa riferimento solo a Regina e a Torino, e si trascura forse colpevolmente un Livorno che sicuramente qua a Pescara non ha fatto una bella figura, ma si è portato a casa 3 punti, no, e ha scavalcato il Pescara. Ma non è che noi lo, come si dice, trascuriamo per partito preso, ma perché ci sono degli scontri diretti importanti. Credo che ci sia Padova-Livorno e c'è anche Padova-Torino. Quindi per forza di cose crediamo, almeno io, credo che il Torino sia avvantaggiato in però Livorno senso. All'ultimo è un Frosinone che dovrebbe essere spacciato. Quello sì, all'ultimo sì, però avendo uno scontro diretto lo dovrebbe vincere per accedere ai playoff, anche perché ha 2 punti in meno del Torino, quindi diciamo solo per questo, perché altrimenti Livorno... sinceramente a me non ha impressionato, però si trova lì e questo campionato pazzo sta dando opportunità un po' a tutti. Se pensi che Vicenza è ancora lì dopo aver fatto 2 punti in 8 giornate, significa che siamo veramente ai minimi termini per quanto riguarda numericamente le vittorie che occorrono per accedere ai playoff. Campionato mediocre livellato verso il basso, come sosteniamo oramai da tempo immemore. Non ci sono, non lo so se verso il basso, perché alla fine organizzazione di gioco c'è in quasi tutte le squadre, tecnicamente forse sì, però è livellato, cioè non ci sono squadre materasso, ecco, forse sono squadre battistrada come Atalanta e Siena, lo stesso Novara e Varese, però poi non c'è la squadra veramente, vedi, non c'è ancora una retrocessa a 3 giornate alla fine, non è mai quasi accaduto, perché di solito 1 o 2 alla fine si staccano, invece la Triestina nelle ultime giornate, anche lo stesso Frosinone, si sono riportati sotto, recuperando nel gruppone Cittadella, Albino Leffe, Sassuolo, insomma Piacenza, lì è una bella lotta pure, quindi è ancora tutto da definire, tutto da valutare. Onestamente, e con l'onestà che ti contraddistingue, quanto credi ancora nel treno playoff? Ma se Pescara dovesse centrare 3 vittorie, credo che ai playoff possa arrivare, ci possa arrivare non arrivando, scusa il gioco di parole, a pari punti con qualcuna, perché con 9 punti credo che le altre... nessuna possa riuscire a farne 9, questo è il mio pensiero, perché Torino secondo la mia tabella di marcia dovrebbe farne 6 o 7, insomma diciamo 6, e quindi Pescara dovrebbe poi non fare 3 vittorie il Torino e Pescara farne 3, quindi non arrivare a pari punti, però è anche un po' difficile perché davanti ci sono anche Padova e Livorno. Dopo aver dato il buonasera al nostro Jolly, 15-20% di possibilità allo stato attuale, al nostro Jolly al CEO, io proporrei di accantonare parzialmente e momentaneamente ovviamente le questioni di campo e di collegarci con Claudio Ferrante dell'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, e poi sentiremo immediatamente la replica dell'assessore Ricotta, che parlerà, ribadisco, anche della curva sud e della famigerata e cosiddetta ratella, e poi torneremo a parlare di questioni di campo, un occhio al mercato e tutte le tematiche dell'universo biancazzurro più propriamente consone all'appuntamento con Studio Web prepartita. Donato, tuo punto di vista su questa questione del settore, nel cappello introduttivo con Luca non l'hai esposto, vuoi approfittare di questi minuti per dire? Aspetta.
Pronto? Pronto, signor Ferrante, buonasera, Forza Pescara.tv in diretta. Buonasera, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i tifosi. Allora, noi come Forza Pescara abbiamo dato voce alla vostra protesta sia mediante una news che riportava i tratti salienti del vostro comunicato, sia ospitandola con piacere questa sera per illustrare brevemente i punti del vostro disaccordo. Le preannuncio che dopo di lei avremo una sorta di replica del comune affidata all'assessore Ricotta, con il quale abbiamo registrato un intervento telefonico un'ora fa e al quale abbiamo ovviamente letto estratto del vostro comunicato e ha risposto punto per punto. Se non erro, i tre erano i punti da voi sottolineati: visibilità, sicurezza ed accessibilità. Certo, sì. Intanto vi ringrazio, intanto consentitemi di farvi un elogio, perché siete davvero molto bravi anche professionalmente, perché quell'immagine che avete messo all'inizio di quelle grate davanti alla vostra immagine rappresentano più di ogni altra cosa anche il commento scritto, perché effettivamente quello che si vede dallo stadio è proprio quello, cioè è veramente assurdo, perché se noi poi pensiamo che andiamo allo stadio per vedere la partita, quello è quello che succede. E questo è un aspetto molto importante, visto che si va allo stadio a vedere la partita. Volevo dire un'altra cosa, molto brevemente, a quel ragazzo, forse si chiama Federico, quello che avete citato prima, sì. Certo, come dicevate voi, non è che merita tanto pubblicità, ma guardi, io non volevo riempirlo nemmeno di insulti, perché non lo merita nemmeno, volevo solo dire a tutti, compreso a Federico, che guardate, la prospettiva di vivere il mondo da un gradino più in basso non è così semplice, lo dico purtroppo perché chi vive questa realtà deve sopportare ogni giorno purtroppo molti abusi e soprusi. Tornando allo stadio Adriatico, io mi meraviglio di una cosa abbastanza semplice. Il vecchio stadio Adriatico aveva proprio in quella zona uno scivolo che consentiva alle persone con disabilità di salire dalla curva Maratona. Quello scivolo, quasi per magia, contro ogni norma sia nazionale che internazionale, è stato eliminato, tant'è che ci sono i gradini. Quindi i disabili, come avete spiegato bene anche voi, che prima erano stati buttati dai distinti, al settore distinti, poi si sono resi conto che da lì la partita non si vedeva e hanno trovato un'altra soluzione, il problema di fondo è che non solo non si vede la partita, ma il pericolo serio della sicurezza c'è, perché se c'è un fuggi-fuggi per qualsiasi motivo, le persone con disabilità rimarrebbero dentro, in quanto solo l'ascensore consente di salire al primo piano. Quindi voi capite quanto è grave questa cosa. Vi prego di trasmettere anche questo appello, che guardate, nessuno chiede la luna. Ecco perché siamo molto arrabbiati da questo punto di vista, perché è davvero ingiusto tutto questo. Se poi pensiamo che non si tratta di sensibilità da parte degli amministratori pubblici, ma di dovere, non lo cito per motivi di tempo perché so che non c'ho troppo spazio, però ci sono tutte le norme che vanno in un'unica direzione: abbattimento di barriere e soprattutto accessibilità nei luoghi aperti al pubblico. Ora, detto questo, vi spiego un'altra cosa che dura due secondi per farvi capire seriamente il problema. Le persone che per fortuna hanno le gambe buone possono scegliere dove vedere la partita: curva nord, curva sud, distinti. Chi sta in carrozzina, pur pagando il biglietto, non si può scegliere il posto, e l'unico posto è quella piccola galera, perché quella è una galera vera e propria, non costruita a posto, ma trovata una soluzione perché si erano scordati all'epoca della ristrutturazione, poco più di 2 anni fa, che esistono anche i tifosi disabili. Concludo dicendo anche a Federico che pur pagando il biglietto, purtroppo le carrozzine non possono stare da nessuna parte, perché la carrozzina in sé per sé rappresenta intralcio e il pericolo, perché in caso di fuggi-fuggi le persone chiaramente potrebbero cadere. Ecco, questa era la mia spiegazione. Io davvero vi ringrazio, perché
avete usato una sensibilità più unica che rara e vi fa davvero onore. Ti ringraziamo per queste parole, mi permetto di darti del tu, visto che ci siamo sentiti un paio di volte in questi giorni. Certo. Preannuncio già che la risposta dell'assessore Ricotta è un di tono ovviamente diverso rispetto al tuo e tocca vari punti dando anche delle informazioni, quindi ti invito a seguirla, non voglio preannunciare nulla certo. onde non travisare le sue parole e ti saluterei facendoti dire dalla tua stessa voce l'invito che conclude il comunicato datato 6 maggio 2011, l'invito che voi fate al sindaco o comunque a esponenti dell'amministrazione comunale. Guarda, siete davvero molto bravi, lo ribadisco, perché il punto è proprio questo. Siccome non cerchiamo la luna, quindi sarebbe molto bello che il professor Ricotta o il sindaco di Pescara, senza fare della demagogia, perché mi sembra che siamo in campagna elettorale, ma noi poco non ce ne importa nulla della politica. Il problema è che ci rivolgiamo al comune di Pescara perché è l'istituzione di riferimento. Il problema di fondo è semplicemente questo. Potrebbero sedersi con noi e si rendono conto che c'è poco da polemizzare, cioè è un disastro totale. Se riuscissero, se volessero far questo, forse potrebbero risolvere qualche problema. Poi le chiacchiere, guardate, le porta davvero via il vento. I fatti rimangono e sono questi. Allora Claudio, ribadendo la disponibilità della nostra redazione a fare quanto nelle nostre possibilità per cercare di mettere in contatto istituzioni e associazioni meritevoli come la vostra, nel salutarti ti chiedo di darci qualche recapito per chi volesse mettersi in contatto con la tua associazione. Sì, sì, come no. Intanto Forza Pescara, perché insomma abbiamo sempre ancora qualche possibilità, tutto sommato, e ricordo che comunque è stato un campionato dignitoso e non vorrei fare una frase fatta, ma all'inizio ricordiamoci da dove siamo partiti e all'inizio del campionato avremmo sottoscritto. Poi se le cose non vanno proprio come noi sogniamo, vabbè, insomma, però la dignità è salvaguardata perché comunque è stato un bel campionato. Detto questo, do la mail, carrozzine determinate, tutto attaccato minuscolo, @hotmail.it. E grazie davvero per quello che fate. Grazie a voi e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Allora, Donato, ti avevo lasciato prima del collegamento con il chiederti la tua opinione in merito e la tua opinione ci aprirà al collegamento registrato con l'assessore Ricotta. No, io non ho seguito nel dettaglio la vicenda perché te ne sei, hai occupato tu il nostro sito per quanto riguarda questo argomento, però da quello che mi è sembrato di capire credo che quella attuale di posizionamento dei disabili sia un qualcosa che sia innanzitutto credo provvisorio e poi che se sarà proprio quello poi il settore definitivo, dato che poi come ci ha detto l'assessore Ricotta, perché i distinti c'erano dei problemi per quanto riguarda la visibilità, se sarà quello è normale che dovrà essere messo a norma nel minor breve tempo possibile. Allora io chiederei ad Alceo, che giustamente ha incassato i complimenti di Ferrante per la grafica che, come tutte le grafiche presenti sul sito, sono opera sua, pregherei Alceo di mandare in onda il contributo con l'assessore Ricotta, se possibile. Assessore Ricotta, buonasera e grazie per questo collegamento con ForzaPescara.tv. La interpelliamo circa la protesta dei tifosi disabili del Pescara che in occasione dell'ultima gara interna del sodalizio biancazzurro hanno messo un comunicato nel quale contestano problemi di visibilità, sicurezza ed accessibilità per quanto concerne il settore loro riservato e ci sembrava doveroso concedere ad un esponente qualificato del comune come lei un diritto di replica. Benissimo, grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie a voi per questo collegamento e per la possibilità che mi si dà di esporre quanto
l'amministrazione comunale ha fatto per risolvere il problema. Però prima ancora di arrivare alla conclusione è bene che vengano chiariti alcuni punti, esattamente la situazione di partenza che la mia amministrazione ha trovato al momento dell'insediamento. Lo stadio Adriatico prevede per gli diversamente abili una serie di posti, esattamente in prima fila a quella che viene chiamata la tribuna adriatica, che però non ha avuto esito positivo in quanto la società che organizza l'incontro calcistico, in questo caso la Pescara Calcio, ha la necessità di apporre castelloni pubblicitari intorno al campo, per cui la visibilità da quei posti è stata quasi completamente compromessa. Quindi noi abbiamo dovuto risolvere un problema che a monte sembrava fosse già risolto con una ristrutturazione, ripeto, che prevedevano i posti per i diversi abili in là dove ho indicato. Davanti a questa necessità noi ci siamo dovuti impegnare per trovare una collocazione affinché venissero accontentati anche questo genere di spettatori. È stato un percorso abbastanza travagliato, perché prima si era individuato la fila superiore della tribuna Maiella, questa poi non andava bene, per farla bene si è riusciti ad individuare questa area che chiamiamo vicino all'ingresso di Maratona. Logicamente si è dovuto andare per stati di avanzamento e alla fine siamo riusciti a sistemare nel migliore dei modi possibili i posti per i diversamente abili. Attualmente dovrebbero proprio in questi giorni iniziare i lavori di copertura di quell'area. Purtroppo i tempi dell'amministrazione non sono i tempi di un privato e ci si impiega del tempo. Avremmo dovuto farlo subito dopo, ma pastoie burocratiche non hanno permesso questo. Però io so proprio da notizie di ieri che la ditta che deve collocare la copertura sta aspettando che gli venga fornita dai produttori appunto gli elementi che costituiscono parte della copertura. Quindi sotto questo aspetto il problema è risolto. Sul discorso della visibilità, sì, viene compromesso, ma viene compromesso perché? Perché c'è una richiesta e un afflusso di posti, di persone, superiore ai posti disponibili e quindi automaticamente i primi che occupano le vere postazioni sono a vedere la partita, gli altri che si accontentano di posti di fortuna hanno la visibilità compromessa. E noi non possiamo stare dietro al continuo aumento della richiesta di questi posti, perché è un fatto strutturale, lo stadio non permette più di quello di allargare il numero dei posti. Un altro tentativo che faremo è quello di evitare la barriera metallica che divide appunto i posti diversamente abili con la tribuna, in modo tale da vedere di togliere questa barriera metallica e trovare una soluzione che aumenti la visibilità. Però se noi aumentiamo, diciamo, facciamo anche questo lavoro, ma un domani c'è una richiesta superiore di posti, noi ci ritroveremo sempre punti a capo. Per quanto riguarda la sicurezza, l'accesso, purtroppo l'unica zona che è stata possibile individuare è quella vicino alla curva Maratona e per accedere a quel posto c'è l'ascensore. Ora, se si vuol dire che l'ascensore davanti a casi di necessità estrema non è un modo che permette, diciamo, la fuga delle persone in un modo accettabile, può essere anche vero, ma io invito la gente a fare una riflessione. L'ospedale civile al settimo piano, se ci sono dei disabili ricoverati e accade qualche cosa all'ospedale civile, la via di fuga rimane solo e semplicemente l'ascensore. È un discorso pienamente in regola.
se si vuole teorizzare una situazione non positiva, può anche esserci, ma quella soluzione è regolamente in regola, per cui noi ci riteniamo di aver fatto tutti gli sforzi, anche perché ulteriori modifiche non è possibile, non sono possibili, perché quella è una struttura nata negli anni 50, esattamente 60 anni fa, per cui ha il suo, comincia ad avere la sua età datata, e sicuramente noi non possiamo neanche intervenire strutturalmente, perché non ci sono né i mezzi né la possibilità di farlo, di trovare, di inventare nuovi posti, se non una ristrutturazione completa dello stadio. Questa è la situazione. Noi abbiamo fatto tanto, io penso che nessuno abbia fatto abbia affrontato questo problema con la serietà e l'impegno della mia amministrazione. Gli sforzi sono stati diversi e quelli possibili ancora da realizzare sicuramente li faremo, non ci tireremo indietro, però io ritengo ingiusta la polemica nei confronti dell'amministrazione comunale. Assessore, noi vogliamo approfittare della sua cordialità. Pronto? Mi sente, assessore? Pronto? 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 Mi sente, assessore? Mi sento in lontananza, il vostro audio penso che abbia avuto qualche inconveniente. Adesso mi sente? Un pochino di più. Ecco, io volevo approfittare della sua cordialità e della sua trasparenza per parlare anche della problematica che riguarda la curva sud e il settore ospiti, che è della Pescara Calcio. Ci eravamo lasciati a novembre scorso che sarebbe stato messo tutto in regola, invece ancora non... Sì, ma quella fortunatamente non è una necessità, non è stata una necessità, ma quella fa parte del lavoro, e anzi io adesso le ricordo pure un'altra cosa, sì. Che noi avevamo promesso di sistemare anche le barriere antiscavalcamento della curva sud e della curva nord. Sì. E quella fra oggi, domani, dopodomani, fra 4 giorni inizieranno i lavori. Ah, tra 4 giorni. Imminente, cioè una cosa che la settimana scorsa la ditta ha cominciato assemblando i pezzi che poi deve saltare sulla barriera di scavalcamento, quindi quella rete obliqua viene eliminata e viene alzata la barriera di cristallo, sono lavori che stanno partendo ad Ormas. Sì, invece per quanto riguarda la gabbia, il settore ospiti, ormai se parliamo dell'anno prossimo. Dopo aver concesso il doveroso diritto di replica all'assessore Ricotta sulla questione settore disabili e quant'altro, torniamo alle questioni di campo, caro Donato, e iniziamo a parlare di questa partita. Io volevo un attimo parlare altri 5 minuti di questa cosa, perché... Fai tu allora. No, prima non abbiamo preannunciato il fatto che l'assessore ha parlato anche della famosa ratella e della sistemazione del settore ospiti. Per quanto riguarda la seconda cosa, credo che non ci abbia detto praticamente nulla, se non il fatto che è vero che si devono sistemare, che si deve sistemare, però non ci ha dato né tempistiche né nulla. Invece per quanto riguarda le cosiddette barriere, come le chiama lui e credo correttamente le chiama lui, ci ha detto che tra domani e dopodomani iniziano i lavori per la rimozione, quindi... Però la stessa cosa ci disse nel mese di gennaio, se non erro. Allora i lavori non partirono, mi auguro e spero che adesso i lavori possano partire e possano insomma restituirci a settembre o ad agosto, all'inizio della Coppa Italia prossima, un Adriatico, un piccolo restyling dell'Adriatico che sia veramente adesso funzionale per quanto riguarda i disabili, per quanto riguarda il settore ospiti, nella fattispecie speriamo che venga aperta la curva sud, che possa essere aperta e che possano essere venduti abbonamenti e biglietti in curva sud, e che il settore per gli ospiti sia definitivamente una volta per tutte risolto, in altri termini, ammodernato insomma. In altri termini, Donato, pensi che l'assessore Ricotta si sia rifugiato un po' nel politichese?
Ma no, nel politichese no, perché alla fine ha detto quello, le cose come stanno, soprattutto per quanto riguarda il settore disabili, quello che credo che sia la cosa di maggior e la cosa più impellente, perché già dalla prossima partita in casa con Novara qualcosa dovrà essere sistemato. Credo che non credo sia facile farlo, però almeno per le prime partite, partite amichevoli per quanto riguarda quest'estate, il settore per quanto riguarda i disabili deve essere sistemato, se sia in curva, che sia sui distinti o sia in una parte della tribuna vicino alla tribuna stampa, perché anche lì hanno provato a sistemarli. Poi si è passati al vecchio settore, quello di prima praticamente, però lì manca un po' tutto. Al CEO, se ci vuoi agevolare con i commenti, torniamo a parlare di calcio giocato. La vecchiaia incombe perché al CEO ha ingrandito. Mi sentite? Sì. Okay. Allora, c'è un commento di Accalci che scrive: salve ragazzi, evviva l'ottimismo, ma ogni tanto bisogna tornare con i piedi per terra. La squadra è scoppiata già dalla partita col Frosinone, per cui continuare ad insistere con questi playoff, a mio parere, comincia a diventare abbastanza ridicolo. Io mi butterei fin da ora nella costruzione della squadra futura, cominciando a pensare in primis a tecnico e direttore sportivo. Post scriptum, una bella gufata anti-Torino comunque non guasta mai. Poi c'è il commento di Germano da Cuneo: è meglio che sia andata così, il Pescara attuale non è pronto per il grande passo, se fosse andato avanti e non raggiungendo la promozione la delusione sarebbe stata ancora più grande e cocente. Il gol preso da Pinna, mi dispiace più per lui che per il risultato, è stato un segno del destino, largo ai giovani e sempre forza Pescara. Il commento di Acalci introduce un po' il discorso anche mercato, ma non ci dimentichiamo che c'è ancora una stagione in corso e ok, non l'eccessivo ottimismo, però l'aritmetica e il campionato mediocre come abbiamo sostenuto finora consentono ancora non di sperare ma di crederci. A proposito, Valerio Castagna dal forum di Facebook scrive: a Vicenza per vincere, mo non ci sta più scuse raga, andiamo là, prendiamo sti 3 punti e speriamo che il Torino cominci a perdere punti, dai ragazzi crediamoci. Ma io mi sento più vicino a Valerio Castagna che non a Calci e Germano da Cuneo. È vero che siamo lontani, siamo distanti, abbiamo perso numerosi treni per i playoff, però forse questo, quello che passa è veramente l'ultimo, poi insomma non ci sono più nemmeno le rotaie, non solo i treni, quindi andiamo a piedi insomma, questa quindi, me la scrivo quindi crederci almeno per altri 90 minuti non costa nulla, non costa nulla a me, non costa nulla ai giocatori, non costa nulla ai tifosi, quindi nel caso in cui poi il Torino non dovesse vincere con la Triestina, cosa che può starci perché la Triestina è invischiata nella zona bassissima della classifica, sta facendo molto molto bene in queste ultime partite e il Torino sta stentando soprattutto in casa, e nella dimostrazione il pareggio casalingo contro il Piacenza recuperato in extremis con un calcio di rigore, quindi tra l'altro il Piacenza in 10, quindi credo che sia ancora il momento, almeno per altri 90 minuti, di crederci, poi almeno per non avere più nessun alibi, nessun rimpianto, niente di niente, perché va a finire che la quota promozione del sesto posto, quota di accesso ai playoff è a 60 o 61 e Pescara avrebbe potuto raggiungere, non la raggiunge, e cioè, poi che facciamo? Ci mangiamo le mani ancora di più di quello che stiamo facendo fino adesso, quindi crederci per altri 90 minuti poi. E allora questo tuo crederci ancora per 90 minuti e quindi temporeggiare se vogliamo per le questioni di campo indirettamente giustifica anche il temporeggiare societario sulla questione Lucchesi. No, su questo non sono tanto d'accordo. Sì, è vero che non è detto che la programmazione di una squadra, di una società calcistica debba passare
per un periodo così ampio, cioè nel senso 2-3-4 mesi, però è anche vero che se si vogliono fare le cose per bene, questa potrebbe essere una delle strade da perseguire. Però scusa Donato, però sì, siamo arrivati al 12 maggio, non è un po' troppo lunga questa gestazione? Sì, è lunga, però io sono abituato al mercato senza avere un giocatore al 31 agosto, a non avere un allenatore il 28 d'agosto, ad andare a fare la prima di Coppa Italia con l'allenatore della primavera. Sono abituato a 11 ragazzini in campo, sono abituato a questo. Però l'anno scorso non c'è stata, oppure 2 anni fa, quando è finito il campionato che ci siamo salvati all'ultima giornata, ma lì poi era un altro conto, lì a Castellammare di Stabia, si era già in là col tempo. Anche l'anno scorso non è che abbiamo cominciato a programmare questa, perché i risultati non lo permettevano, ok? Perché prima ci dovevamo salvare e poi l'anno dopo dovevamo invece ottenere questa benedetta promozione. Questa volta, come dici ben tu, c'erano tutte le condizioni, sia io, sia tu, sia tutti auspicavamo il fatto che la programmazione fosse già partita, cosa che non è accaduto, e quindi siamo qui a commentare questo periodo di stallo, di diciamo lassismo. No, lassismo no, perché credo che alla fine si stia lavorando in qualche direzione, non so quale, però in qualche direzione. Però se la direzione nella quale si sta lavorando e che sembra prendere sempre più corpo è quella di una separazione tra due soggetti che si stimano, che si vogliono forse ancora bene ma che non si amano più, come Lucchese e la società, forse non sarebbe meglio essere un po' più chiari? I rapporti, soprattutto quelli lavorativi e interpersonali, spesso non è che finiscono a dichiarazioni o pubblicamente, no? Possono finire anche come naturale corso delle cose, quindi terminare il contratto il 30 giugno oppure terminare il campionato e poi ognuno per la propria strada, liberi di cercare ognuno chi una squadra, chi un altro direttore generale nel caso in cui lo si voglia. Quindi ma è questo lo scenario che non è prevedi? Non è detto che o la società o Lucchesi debbano per forza dire ok, io me ne vado, ok, tu non sei più il direttore sportivo, quindi può anche darsi che questa cosa vada a morire da sola. Vi posso fare una domanda? Sì. Certo. Non è che la società sta aspettando l'ingresso di nuovi soci, sì, un riassetto societario, può darsi anche al fine che di poter decidere che chi sarà il nuovo direttore, sì, non siano d'accordo nemmeno fra quelli che ci sono adesso, no? E quindi per questo temporeggiano. Credo che ci siano in questi giorni delle importanti assemblee dei CDA in cui dovranno essere messe a verbale innanzitutto la conclusione di questa stagione, quindi il pagamento degli emolumenti ai giocatori, perché altrimenti l'iscrizione al prossimo campionato non la possiamo fare, e la chiusura del bilancio calcistico che si chiude il 30 giugno e tutto il resto, e poi la decisione, credo in questi giorni si stia decidendo per la sede del ritiro, no? Sì. Quindi si vocifera Viterbo? Sì. Quindi l'effetto Fezia comincia a tirarci verso il Tirreno. Questo non ci avevo pensato. Eh? No. Al CEO subito ci ho pensato, me l'ha detto in tempi non sospetti. Non avevo collegato. Come mai Roccaraso adesso non sta più bene? Vabbè, Roccaraso era il campo è più piccolo del regolamentare. No, il campo, ma la foresteria credo che era di proprietà, se non direttamente e indirettamente della Caldora, quindi vabbè, ma non credo che sia questo il problema. Comunque io risponderei ad Alceo, quindi, sì, che non sono d'accordo fra di loro oppure ancora trovano una soluzione univoca. Io risponderei ad Alceo dicendo che potrebbe essere
giusta la sua interpretazione, però farei viceversa darci questa domanda: se dall'ottica della società può essere giusta la tua interpretazione, dall'ottica di Lucchesi, Lucchesi può aspettare tutto questo tempo? Infatti Lucchesi mica aspetta. No, quindi, io credo che Lucchesi è un grande direttore sportivo. Quindi? E quindi già sa dove andare. Vuole vedere cosa vuole il Pescara da Lucchesi. Oppure i vuole, programmi, oppure vuole saranno. Essere ufficialmente a mezzo dichiarazioni, allora, liquidato per non passare lui come colui che non ha teso la società, no, giustamente. I bravi professionisti si salutano alla scadenza del contratto, ufficialmente. Ovvio. Quello che diranno a noi il 30 giugno, io adesso non so quando scade il contratto. 30 giugno. Che poi attualmente già abbiano deciso cosa fare il prossimo anno, non sta a loro dirlo a noi, o sì. No? È chiaro, ma dico dall'ottica di Lucchesi, sì. Io credo che lui magari non sia tenuto lui a dire ci sarà la separazione, non solo per quello che hai appena detto tu, che è giustissimo, ma anche per il fatto che davanti all'opinione pubblica altrimenti passerebbe lui per quello che non ha voluto aspettare la società e se sì, ne è voluto andare, ma... e invece giustamente dall'ottica sua vuole essere quello che, al quale non è stato rinnovato il contratto società, per determinati ma motivi. Ma neanche la società ti dice prima il futuro di Lucchesi, perché non vuole passare come la società che ha cacciato Lucchesi dal Pescara. Sì, ma se il non 30 rinnova, giugno si saluteranno, ma se non rinnovano è chiaro che è il datore che si può non cambiare, rinnova. Il contratto è in scadenza, ok, punto. Credo, poi non è... Sì, sì, per l'amore di Dio, cioè, ne sono passati tanti direttori sportivi qua, quindi come in ogni altra società. Dovremo vedere chi arriverà al posto di Lucchesi. No, però sondando il terreno, da come ho potuto capire anche attraverso la nostra pagina Facebook, il consenso nei confronti di Lucchesi non è scemato, anzi, credo che quasi l'85-90% delle persone non condividerebbe la scelta della società di non prolungare il rapporto con Lucchesi. Quindi al di là delle critiche, al di là degli errori di mercato, credo che sia un uomo stimato qui a Pescara, sia dalla tifoseria sia ma dichiarazioni anche da parte della società, perché io non ho sentito nessuno, nemmeno un socio, nemmeno un esponente di questa società non parlare bene di Lucchesi. Poi che faccia una doppia faccia, questo non te lo so dire, quindi comunque, questa a loro. Alla luce di quanto dici, e che è verissimo, lascia ancora più di stucco il fatto che nonostante tutta la stima e gli attestati di stima pubblici ancora si venga a capo di questa situazione. Ma io credo che la prossima settimana sia quella spartiacque in tutti i sensi. Ma questa situazione non può essere simile alla questione allenatore? Senso, noi non sappiamo se Di Francesco sarà Francesco innanzitutto c'è un contratto, sì, okay, è diverso, sì, rispetto a Lucchesi, però a differenza si vocifera, sai, sì, invece però la società potrebbe dire no, Di Francesco anche per l'anno prossimo, sì, la società, è il nostro allenatore, ma come fa a dirlo, come fa, se, dice, se no, qualche società di no, Serie A, cioè, dovesse contattare, sì, appunto, vabbè, lo devi liberare, però, no? De Cecco a mezzo però stampa l'ha detto a chiare lettere che qualora avesse un'offerta da società di Serie A di Francesco non potrebbe essere ostacolato. Sì, però siamo a maggio, credo contratto, che se qualche società si è avvicinata a Di Francesco l'abbia già fatto e sappiamo anche quali, l'abbiamo anche scritto, penso, cioè, alla fine è meno il segreto male, di Pulcinella, sappiamo quali sono le retrocesse, manca solo un posto giusto tra Lecce, sì, e Sampdoria, quindi se una società come l'Atalanta, come il Piego, io adesso faccio la Sampdoria, sì, però se dovessero rimanere in Serie A o anche retrocedendo in Serie B, Di Francesco potrebbe fare una scelta, ma la scelta di andare via. Io credo che dovesse retrocedere la Sampdoria, la scelta di andare via potrebbe essere accettata anche a parità di categoria, nel senso che l'ambizione fa la differenza, l'ambizione fa la differenza, ed è chiaro che una Sampdoria in Serie B partirà con il chiaro intento di fare il Siena e l'Atalanta del campionato attuale, l'ammazza campionato, e quindi per un allenatore
pescarese attaccato alla piazza quanto vogliamo, però che comunque siamo arrivati a metà maggio senza avere certezze sui programmi della prossima stagione e che tipo di ambizioni avrà questo Pescara. Li si pone di fronte ad esempio una Sampdoria con obiettivi chiari e certi, credo che a livello professionale la scelta non sia obbligata, ma quasi. Anch'io andrei a forzasampdoria.tv. Loro hanno il canale ufficiale però Samp TV, sì, sì, ci sono. A proposito di Lucchesi, c'è Valerio Castagna che scrive: Lucchesi se se ne va si porterà via alcuni giocatori, volete l'esempio? Maniero, Bucchi, Soddimo, eccone tre, poi ce ne sono altri. Maniero non lo so. Bucchi è in prestito, Bucchi è in prestito e quindi non dipende da Lucchesi. Un altro anno? No, Soddimo ha un contratto ben più lungo di un anno, abbiamo riscattato l'estate scorsa dalla Samp, però potrebbe essere che Lucchesi faccia di tutto per portarsi qualche suo giocatore, tra virgolette suo ovviamente. Poi dal forum Facebook c'è Matteo Sborgia, che lo salutiamo, che scrive: salve a tutti, fare muro nel gergo pallavolistico significa non permettere che la palla passi e quindi battersi con tutte le forze affinché gli avversari non facciano punto. Anche nel calcio, a mio avviso, è così. Il portiere è il soggetto deputato a fare muro. Infatti è l'ultimo baluardo della squadra che lotta contro gli avversari quando la sua difesa non riesce a contrastare adeguatamente gli avversari. E allora, vediamo. E allora io dico, forzatore, anzi... Conio, un neologismo, scusate se leggo così ma non ci vedo da lontano. Forza muratore. Per l'occasione, forza muratore. Buonasera a tutti. Poi c'è un commento di Davide Foglietta: Lucchesi se se ne va si porta appresso Verratti. Ma non lo so. No, Verratti non credo. O no, Donato? Ma no, Verratti credo che al mi sbilancio al 95% rimanga un altro anno a Pescara, e che la società poi possa venderlo già a giugno ci può stare, e che poi però rimanga a prescindere un altro anno, diciamo ci metto quasi la mano sul fuoco. Attenzione che non te la bruci. C'è Germano De Cuneo che si riferisce forse alle parole dell'assessore Ricotta: può darsi che tutti i politici o presunti tali sono dei ciarlatani? La ratella sarà tolta a fine campionato, quando non serve più, se tutto va bene. Servirà però per l'anno prossimo. Sì, servirà per l'anno prossimo, per forza, anche perché è un'altra stagione con il dilemma ratella, si toglie, non si toglie, si vede e tutto il resto, non credo. Germano che Germano D'Aguna scrive ancora: il Pescara ha perso il treno ad Ascoli, c'è speranza se uno respira, ma il Pescara attualmente ha il cuore spento. Per cui arrivederci al prossimo anno in Serie B, ci sono troppe squadre da superare per raggiungere i playoff. E a proposito del Marchese, ma del Marchese Fezia non si parla più, che fine ha fatto? Sta preparando il ritiro del Pescara Viterbo. Al di là della battuta di Alceo, credo che non ci siano più motivi di dubbio sull'ingresso di Fezia, manca l'ufficialità, così come... Sì, però si sta prolungando questa ufficialità. Si sta prolungando Lucchesi, mi figuriamoci Fezia e anche gli altri soci. Non mi stupisco certo che non venga ratificato l'ingresso di Fezia adesso. Tu Lucchesi sì? Dipende da Fezia. No, però di Fezia entra il 15%. Se ne parla da fine marzo di questo fantomatico imprenditore romano, poi finalmente abbiamo visto le sembianze di questo giovane imprenditore. Puoi ricordare adesso... anche dove? No, mica solo lì, dai, abbiamo visto, insomma, intervenuto telefonicamente anche ad alcune trasmissioni televisive, quindi di Pescara. Solo con noi non ha voluto parlare. Vabbè, questione Scaramanti, non so, questione che forse era lì per firmare, però, che so, un personaggio di questo spicco forse avrebbe, non so se meritato, però qualcosa del genere, una presentazione... che sono mezzo stampa, un po' pubblica, importante, che alla fine rileva, se le indiscrezioni sono vere, una fetta importante del pacchetto societario. Vabbè, quindi ma non questo non lo possiamo ancora sapere.
se ci sarà o se non ci sarà una presentazione un po' bavaglia. Quindi, allora a questo punto ancora non entra, e quindi la cosa si sta provocando. Che non, ancora non entra, è chiaro. Non lo so, perché un circolo vizioso. Può darsi pure che sia entrato e non. Non lo sappiamo. Beh, non credo, perché. Anche perché poi la società sarebbe del 115%. Esatto, esatto. Già solo per questo. E tra chi entra e chi esce, perdi la conta. Sì, vabbè, comunque. Valerio, Roma perde la poltrona. Okay. Okay. Se qualcuno vuole aggiungere qualche proverbio. Allora, Valerio Castagna scrive: ragazzi, vi dico una cosa, i giocatori passano, i ricordi, la maglia e i colori restano. Solo la maglia, il resto è noia, giro l'Italia per questa maglia, forza Pescara. Penso che possiamo sottoscrivere. Sì. Quanti tifosi sono previsti a Vicenza? Ma non lo pochi, so, vero? No. 700-800. Ma non sono pochi. No, assolutamente no. Non sono assolutamente pochi, 700-800 previsti. Comunque si stanno organizzando pullman. Ovviamente la trasferta è aperta, visto il gemellaggio storico che c'è tra le due tifoserie. A chi me lo chiede, dovete comprare il biglietto in un altro settore se non siete in possesso della tessera del tifoso. Se volete andare al settore ospiti, il biglietto del settore ospiti può essere venduto solamente a coloro i quali sono in possesso della tessera. Sono le 21:56, possiamo parlare delle due formazioni. Allora, hai fretta stasera, vedo, no? No, non è ho fretta. Con la formazione del... me. Io so che ha fretta, sappiamo anche il motivo. Sì, sì, infatti. Ma non è per quello. È una cosa nera questo Donato Giampietro, signore e signori. Non è per quello. Allora, cominciamo la formazione del Vicenza? Eh sì, facciamo sempre gli avversari di turno, okay. Questa volta sono gli amici vicentini, i quali sono reduci da 3 sconfitte consecutive. Il 4-0 di Frosinone nell'ultima partita, la sconfitta interna con il Crotone per 2-1 e la sconfitta a Padova per 4-1, per un totale di 10 gol subiti e solo 2 fatti nelle ultime 3 partite. In casa però, al di là dell'ultima debacle con il Crotone, non hanno numeri così tanto negativi, dato che hanno subito pochissimi gol, solo 13 sui 51 totali, e ne hanno realizzati poco più della metà, 23 sui 40 totali, in 19 partite, 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Per quanto riguarda la formazione, credo che ci saranno un po' di novità. Innanzitutto il ritorno al modulo 3-5-2, che è un 3-5-2 che prevede 2 esterni a centrocampo di caratteristiche prettamente offensive, come Soligo e Di Matteo, e non quindi dei terzini aggiunti a centrocampo. Ci sarà in difesa il ritorno dell'espertissimo Zanchi, che non ha bisogno di presentazioni, che dovrebbe agire al centro supportato e spalleggiato da Schiavi e Martinelli ai lati a protezione del portiere russo. Centrocampo, detto degli esterni, dovrebbe rientrare il talentuoso fantasista o comunque regista Rigoni, con Botta e Morosini, altro giovane molto interessante secondo me, più di lotta che non di governo, a centrocampo. Davanti c'è un piccolo dubbio per chi affianca il bomber abbruscato, che voi tutti sapete io gradisco in modo particolare, ha segnato 16 gol dei quali solo 2 sul rigore. Il dubbio è tra Tulli e Cellini. Noi ipotizziamo Cellini, che in queste settimane non è partito da titolare, ma visti i risultati pessimi di questo Vicenza credo che la prova d'appello per Cellini verrà data in luogo degli altri interpreti. Minori chance secondo me a Misuraca di scendere in campo. Questa è comunque la formazione che ha sperimentato nel test infrasettimanale Maran, test infrasettimanale con il Santa Croce, conclusosi 10-1 per i biancorossi. Io due cose volevo dire a corollario di quello che hai detto tu. La prima è che sgomberiamo i dubbi da qualsiasi, diciamo, pensiero per quanto riguarda il fatto che sia possa essere una partita semplice ho già scritta, perché Vicenza è in ritiro da lunedì e deve almeno fare un punto per la matematica salvezza, e quindi non credo che ceda l'onore delle armi
totalmente al Pescara facendo una partita a scialba. La seconda è che mi piace sottolineare il fatto della crescita di un ex biancazzurro forgiato da Certeo Di Mascio, qual è Di Matteo, che è cresciuto molto e lui è in prestito con diritto di riscatto al Vicenza dal Palermo, molto probabilmente verrà riscattato al Vicenza. Ti dico che in quel ruolo sta trovando la sua giusta dimensione, anche perché ha cominciato ad imparare molto bene a fare anche la fase difensiva, quindi sa fare tutta la fascia. Per quanto riguarda, dimmi. Concordo, ultima cosa, conclusione, pochissime chance per Mustacchio di sostituire Di Matteo, mentre mi sembra un po' azzardata la scelta di non far scendere in campo Paro. Paro era un bel giocatore, poi i problemi fisici hanno condizionato la carriera. Mi sta venendo la battuta, se butti Paro prendi dispari. Invece, per quanto riguarda il Pescara, c'è da dire che sono squalificati Del Prete e Soddimo. Di Francesco deve avviare queste due assenze, se per la prima, cioè quella di Del Prete, non è che ci sono problemi particolari, dato che non è che ha fatto un campionato eccelso l'ex lancianese, quindi è pronto a surrogarlo Zanon. Invece, per quanto riguarda la sostituzione di Soddimo, mister Di Francesco potrebbe architettare così, tra virgolette, di nuovo una nuova collocazione a Cascione, cioè di metterlo a supporto dell'unica punta che sarà sicuramente Sansovini, così come aveva fatto nella buonissima prestazione in trasferta a Novara. Questo è, almeno stando alle indicazioni dell'amichevole di ieri contro l'Acque Sapone, formazione di eccellenza abruzzese. Pescara ha vinto per 10-1. Ho visto in palla sia Sansovini, autore di 3 gol, ma anche Bucchi, che ha recuperato e sta bene, quindi potrebbe anche lui candidarsi a, se non a scendere titolare, ma almeno a essere impiegato a partita in corso. Ho visto bene anche Giacomelli, che finalmente si è messo alle spalle l'infortunio che l'ha tenuto praticamente fermo nell'ultimo mese. Stojan lo stesso, però non è stato, credo, inserito tra i convocati, almeno questa è la notizia dell'ultima ora, anche perché cominciano a essere parecchi. Quindi è fuori Ariatti, che ha finito, concluso la stagione. Così come Ganci. Si opererà. Ganci cosa ha fatto? Ganci un problema muscolare, sarà uno stiramento abbastanza importante, dovrà star fermo 40 giorni, quindi non ci sarebbe nemmeno per gli eventuali playoff. Invece Ariatti ha subito intervento per la pulizia del ginocchio e se ne parlerà a ritiro iniziato. Ti dicevo di questa nuova posizione di Cascione, nel caso in cui mister Di Francesco opti per questa soluzione, sono pronti invece in mediana Tognozzi e Verratti. All'esterno destro rientra Gess, a sinistra c'è, come di consueto, Bonanni. Ho detto tutto? Sì. Nel caso in cui invece non dovesse optare per questa possibilità, Cascione farà coppia con Verratti a metà campo, così come è stato nelle ultime partite, e davanti Sansovini potrebbe essere affiancato da uno tra Bucchi e Maniero. Ti dico telegraficamente la mia sulla formazione che abbiamo proposto. Sì. Da un lato mi soddisfa perché un centrocampo così folto come quello del Vicenza, avendo Cascione sulla tre quarti, consente di non andare in inferiorità numerica e quindi di patire sofferenza. Però questa è una soluzione che secondo me era più opportuna in mezzo al campionato e non a tre partite dalla fine, quando tu devi andare a vincere a Vicenza, perché un pareggio onestamente non ci fai nulla, e quindi se devi andare a vincere a tutti i costi a Vicenza, rischi, e per rischiare devi mettere 2 punti. Sì, concordo con te, anche se forse il mister, interpretando il suo pensiero, posso dirti che forse è rimasto scottato dalle volte in cui
ogni qualvolta ha proposto le due punte in contemporanea, cioè Bucchi e Sansovini, Sansovini e Maniero, insomma le coppie per quanto riguarda le prime punte, ogni volta il Pescara non ha ottenuto buoni risultati. Quindi propende più per la soluzione del trequartista, ecco, tra virgolette, che vada un po' a dar fastidio anche al costruttore di gioco avversario. Io proporrei rush finale di commenti, vi leggo e poi saluti. Commento. Allora, un attimino. Valerio Castagna scrive: a Vicenza, oltre il risultato, sarà una festa con i nostri fratelli. Davide Foglietta: a Bruscato ci darà molto fastidio sabato. Sempre Castagna scrive: No, mi sono dimenticato di dire che Olivi è totalmente recuperato e dovrebbe scendere in campo con Mengoni soffiando forse il posto a Diamutene. Poi sempre Castagna scrive: Elvis Abbruscato, pericolo numero uno. Poi ci sta quel mercenario traditore di Di Matteo che sabato si beccherà dei fischi strameritati. Ma questo commento lascia il tempo che trova, perché non ho capito a che cosa si riferisce quando parla di mercenario o di quant'altro. Di Matteo è un ragazzo che è andato via, sfiderei chiunque, sia anche la società, a dire di no, a far andare via al Palermo, a scuola di Serie A, che poi abbia fatto la primavera o sia stato girato un altro conto, ma aveva fatto sì e no quattro presenze nella prima squadra, non ho capito perché è mercenario, quindi cioè, lasciamo perdere, essendo un velo pietoso. Ok, poi Luigi Toppi scrive: di solito le squadre in crisi le rilanciamo sempre, speriamo stavolta non sia così, forza Pescara. Manuel Sabatino, Avasta scrive, che mi stai dando su Facebook, sempre forza Pescara. Davide Foglietta: prima cosa, non puoi fischiare i giocatori di una squadra gemellata. Seconda cosa, sabato si va per tifare e rincontrare i Vicentini con i quali siamo gemellati. Lui si riferisce forse al commento. Sì, sì, sì. Non si va né per la partita né per fischiare. Castagna risponde: lo so, ma Di Matteo, pescarese nato e che ha vissuto qui e che si permette di sputare nel piatto dove ha mangiato, è l'unico che fischierò. Scusate, ma io difenderò prima la maglia. Manuel Sabatino: ma ci si mette pure a parlare fra di loro, ma hai scuola a Vicenza per vincere oltre ogni gemellaggio. No, sputare sul piatto che ha mangiato è bello, cioè non ho sentito dichiarazioni in tal senso, quindi non ne ho notizia. Non credo che Di Matteo possa dire determinate cose, perché è pescarese, è cresciuto a Pescara, nel settore giovanile del Pescara, anzi è residente a Pescara, quindi non diciamo eresie. Cioè, se non ci sono più commenti, no. C'è Germano però, che però si riferisce all'argomento trattato prima. Leggo correttezza. Ma la maggior parte delle interviste sono piene di ipocrisie, nessuno dice mai la verità. Poi aggiunge: bisogna diffidare di questi personaggi che inizialmente mettono e successivamente in caso di bisogno aggiungono le proprie risorse, non per fini societari ma per scopi personali, cercando di accaparrarsi una società di calcio formata da altre persone appassionate del pallone, solo perché hanno tanta spregiudicatezza e disponibilità di denaro. Sì. Ma di quale denaro? Se il Marchese prima entrasse col 10% delle quote e successivamente, per estrema necessità delle società, ne prendesse altre 15%, Peppe De Cecco e soci che fine farebbero se questo Marchese diventasse il padrone del vapore? Germano, io non mi permetto di dire nulla al tuo commento, dico solo che forse sei andato un po' in là con le previsioni, anche un po' forse tra virgolette catastrofiche. Intanto vediamo se, quando e come entra. Certo. Poi per incrementare le quote e fare tra virgolette le scarpe agli altri soci, diamoci un po' coi piedi di piombo, o no? Oh sì, anche perché non metto la mano sul fuoco sulla pescaresità e sulla veridicità della passione verso il calcio di tutti i soci che fanno parte dell'attuale compagine societaria. Lasciami dire questo. Ma ho Donato o Gianni Lussoso a fianco a me stasera? No, non è, io non mi sono lussosizzato, ma
dico le cose che penso, quindi non è che mi devo nascondere dietro un dito. E allora, con questo Donato in versione lussoso e con al CEO alle nostre spalle, che è sempre però qualcosa aspetta, di poco gradito. Meno male che non hai detto versione da sé. Dici Donato. No, dici. Niente, volevo aspettare qualche commento, forse qualcuno che vorrà ribadire a quello che ho detto. Riguardo di Matteo? No, in generale. Ecco, mo, no, non è ma io proporrei la nottata in attesa di qualcuno, no, che fretta, ci faccia Donato, un commento. Tu sai, anche tu sai il motivo. Quindi. Ah, bene, sì. Allora chiudiamo brevemente e sinteticamente questo nostro appuntamento con Studio Web. Ho perché dobbiamo staccare tutta l'ambaradam. Ah, vogliamo invitare chi ci segue a partecipare domenica sera, giusto? Domenica sera a partire dalle 19:30 ci sarà la finale del nostro torneo Forza Pescara League edizione invernale, che si affronteranno, che la formazione Suca Bonito contro Real Magrin, una squadra molto molto simpatica di Alanno, che si fa chilometri e chilometri per arrivare a farsi la consueta partitella infrasettimanale. Da dove arrivano, scusa? Da Alanno. Ah, da Alanno. A Montesilvano sono circa l'arbitro? 40 l'amico chilometri. Nostro? No, l'arbitro ancora lo decidiamo. Non hai ufficializzato le designazioni per la oggi finalissima. È giovedì, quindi no, dovrebbero uscire. No, io ho il mio, come si dice, il comunicato, no, le designazioni. Il tuo pallottoliere del no, quale fai no, il sorteggio. No, il pallottoliere, il designatore, quindi cioè è lui che mi darà comunicazione a breve. Ah, il tuo collina dei bei tempi. Bravo. Quindi okay. Luca Della Valle, che anche se io nella stessa frase collina e bei tempi non ce lo metterei mai, però vabbè. Si beve e si mangia, offre Donato, quindi sì. E allora fate corriamo tutti. No, anche un modo per non abbiamo detto dove, credo. Ah sì, è vero, è nel centro sportivo Vestina, via Leon Cavallo, sulla appunto sulla Vestina è quello di il centro sportivo di Marco Zampacorta, che dove si è allenato fino a poco tempo fa il Pescara, quindi i tifosi sanno precisamente dove si trova. Però da promoter insieme a Paolo Mancinelli di questo torneo spendi una parola anche per Suca Bonito, visto che per l'altra squadra hai detto simpatici, no, vengono da Suca Bonito, par condicio. No, di Suca Bonito che posso dire che forse è una delle... È un nome simpatico. No, a parte quello, che è una delle sorprese, perché alla fine ha eliminato una squadra importante nelle semifinali e... C'è il capitano Gelsomino, che è sempre presente nelle nostre edizioni dei tornei vari, che finalmente per la prima volta è arrivato in finale, lo ci tiene in maniera particolare, quindi saranno presenti all'occasione le telecamere di Direct TV. Direct TV? Sì, Direct TV. Telecamere di Direct TV, sai? No, non lo sapevo, ma veramente. E poi ci sarà l'edizione estiva del torneo. L'edizione estiva del il torneo. Il regolamento prevede si giochi solo con l'infradito, giusto? No, con l'infradito, no, siamo professionali. Quindi dal 14 di giugno partirà invece l'edizione estiva e le iscrizioni sono aperte. Basta cliccare su uno dei nostri banner sul sito oppure mandare un'email e poi riceverete informazione a Donato Giampietro @forzapescara.tv. Io domani te la mando chiedendoti di organizzare un torneo di calcio femminile. No, Miss Forza Pescara TV. Sì, quello l'ho proposto l'anno scorso, ma me l'avete bocciato, quindi non lo propongo più. No, ho visto più. Sul sito dell'Hellas Verona, che visito ogni tanto per farmi i cavoli loro, ho visto che c'è Miss Hellas Verona. Quindi Donato forse attendeva la risposta di Castagna. Chiedo scusa a tutti per le dichiarazioni, ma sempre su Di Matteo, ultima cosa, in un'intervista al Corriere dello Sport una volta si è permesso di criticare la nostra tifoseria, la nostra città. Mi spiace, ma io difendo solo ed esclusivamente la mia città, i giocatori per me sono tutti uguali, scusate ancora. Non è che ti devi scusare, solo che io di questa intervista non l'ho letta, non so cosa abbia detto, casomai la prossima volta se trovi le dichiarazioni puoi incollarcele e poi ne parliamo. Germano D'Aguno scrive: l'ultimo regalo al Pescara l'ha fatto Zizzeri, è vero, sì. Segnando il gol del pareggio della Regina contro il Varese, praticamente ha tolto un punto al Pescara. Io sto vedendo la partita con mio padre. Quando ha fatto la sostituzione ha tolto l'ex del Giulianova, Campagnacci, giusto? Sì. Messo Zizzeri, io ho detto
meno male la regina non pareggerà più questa partita. E ti sei appena aggiudicato il premio profeta dell'anno nei Rapace World 2011, a posto. Comunque, noto che comincia a far caldo dentro questo studio, no? Quindi vabbè, diciamo che inizia a spogliare, vabbè, abbiamo già capito. No, diciamo che finiremo la stagione con il Pescara e poi con la conclusione del campionato, poi ci sarà una sosta per rigenerare le membra, le menti e quant'altro, di credo almeno un paio di settimane, adesso ci metteremo d'accordo e poi ricominceremo con ci metteremo d'accordo, mi piace. Noi in redazione con le dirette del calciomercato, che sono diciamo anche quelle più seguite. Va bene. Io salutiamo tutti. Esatto, forza, io passerei i saluti. Forza Pescara. Nessuna differenza, speriamo in un risultato pieno da parte del Pescara. A me mi interessa poco poi del Vicenza calcio risultati. Okay. Va bene. Ciao. Buonasera a tutti. Forza Pescara.